Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e care sorelle della Luce di Maria, siamo qui anche oggi per ringraziare, lodare, benedire il Santo Nome di Nostro Signore Gesù Cristo. E siamo qui bisognosi, bisognosi come le persone che hanno sete, che hanno veramente il desiderio di abbeverarsi. E allora noi oggi siamo qui, pieni di sete e di fame di Gesù. E per essere ancora più degni di nominare solamente il suo santo nome, riconosciamoci peccatori davanti a Lui. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Chiediamo al nostro Signore di far scendere su questa preghiera, sul di noi, sulle nostre vite, nelle nostre famiglie, nei luoghi dove siamo ora, l'abbraccio potente del suo Santo Spirito. E con fiducia invochiamo la discesa dello Spirito Santo su ognuno di noi. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cari fratelli e care sorelle della Luce di Maria, benvenuti anche oggi. Mi scuso per il ritardo di un quarto d'ora, 10 minuti più o meno, per ritrovarci anche oggi a ridonare al nostro Signore una parte del nostro tempo, di questo tempo gratuito che ci è stato donato nella nostra vita, questo tempo che è nato da un desiderio che non appartiene a nessuno di noi, perché la nostra esistenza qui, la nostra forma umana, il nostro carattere, il nostro volto, il nostro cuore, i nostri pensieri nascono da una volontà più alta della nostra. Io non sono qui per mia volontà, io non conosco l'origine della mia esistenza, anzi non la posso conoscere, ma mi è stata dichiarata, quindi sono ancora più grato. E siamo tutti stati creati, plasmati, voluti, desiderati da un creatore meraviglioso, dal Padre di Dio, dal Padre di Gesù, Dio. E a volte parlare di Dio sembra di parlare di un qualcosa di grandissimo, ma anche, diciamo, poco delineato, no? Poco comprensibile. Ma nella realtà è molto comprensibile,
perché Gesù stesso disse le parole: se vedete me, vedete il Padre. Quindi per vedere Dio basta fissare gli occhi, fissare il cuore nell'amore di Gesù, in tutto quello che Lui ha fatto per noi. Perché quello che ha fatto Gesù era solamente la volontà del Padre. E quindi immaginare di avere un Padre così grande, che ha saputo offrire suo Figlio per noi, chi di noi saprebbe offrire il proprio Figlio sulla croce? L'unico Figlio sulla croce, come l'ha offerto Dio per noi? Chi di noi coscientemente avrebbe veramente quell'ardore, quel sentimento, quella forza di andare ad offrire il proprio Figlio per noi? E allora qui ci troviamo a parlare di qualcosa di più grande, di inspiegabile per gli uomini. L'amore di Gesù è la manifestazione dell'amore di Dio. Ciò che Gesù ha fatto era conforme pienamente alla chiamata, alla volontà che Dio stesso aveva posto su di lui. E Gesù è il primo testimone del compimento della volontà di Dio e dei suoi frutti. Per questo noi dobbiamo fidarci di Dio, per questo noi dobbiamo affidarci a Dio, per questo noi dobbiamo fare la volontà di Dio, perché quando si fa la volontà di Dio, tutto quello che noi siamo prende una forma diversa. La nostra vita senza la riga, la linea che ci è stata data attraverso le 10 parole, attraverso il Vangelo, attraverso gli insegnamenti di Cristo, sarebbe già una vita, diciamo, smarrita. Se non avessimo avuto anche queste sante istruzioni, pensate oggi il mondo come poteva stare. Un mondo che è potentemente accecato dall'egoismo, dall'apparenza, dal materialismo, dal menefreghismo, dal dover gareggiare sempre per dimostrare di valere più degli altri, un continuo contendere, un continuo rivaleggiare. E non ci rendiamo conto che quel tipo di messaggio, che è molto ma molto diverso da quello del nostro Signore, che ci invita ad amare il nostro prossimo come noi stessi, ad essere fratelli e sorelle, di vivere un rapporto lontano dalla malizia, dai pensieri impuri, dalle azioni impure. Oggi è veramente una cosa difficile, difficile vedere persone dall'animo candido, dalle riflessioni sincere, e vederle a volte ti porta addirittura ad avere un sottile velo di diffidenza, perché dici: questo mi vuole fregare. Allora ci troviamo anche oggi davanti alla realtà che stiamo vivendo, che è una realtà vuota, una realtà priva di spessore. Oggi, cari fratelli e care sorelle, vi voglio riparlare di un argomento molto delicato, è un argomento che ho toccato già diverse volte, ma sento un dovere interiore e morale di ribadire per 2 motivi principali. Il primo è perché il primo attacco che il male sta facendo oggi all'umanità è alle famiglie. Infatti i risultati parlano molto chiaro, le famiglie si stanno separando gradatamente con una percentuale che di anno in anno aumenta. Arriveremo a un punto dove non ci saranno più le famiglie, quindi non ci saranno più madre e padre, ci saranno tanti madri e tanti padri, tanti figli da una donna all'altra, uno schifo, praticamente la fine, perché stiamo andando verso quel burrone. Non c'è più il padre che dice: ma che sto facendo? O la madre che dice: ma dove vado? Ma un figlio, 2 figli, 3 figli, ho giurato fedeltà a quest'uomo. Sono andata davanti all'altare, ho promesso fedeltà, obbedienza, fino a che morte non ci separi. E che cosa mi sta succedendo?
La realtà è questa, non siamo più persone di parola. E quando un uomo perde la parola, ha perso se stesso, ha perso la propria identità, ha perso il proprio valore, ha perso il proprio rapporto con Dio, perché la parola è l'onore che ci portiamo davanti, è l'essere uomini, essere donne. Pensate che bello poter parlare con una persona della quale vi potete fidare ciecamente, con la quale potete interagire in totale trasparenza, con la quale potete dire i vostri problemi e sapere di non essere giudicate o machiavellicamente scrutate per fini diversi. Provate a pensare che bello sarebbe se oggi ci fosse un rapporto libero tra uomini, tra amici, tra partner, tra fidanzati, tra marito e moglie. Invece oggi è un macello, oggi è veramente il delirio. Allora oggi vi volevo testimoniare che le famiglie, anche se stanno in difficoltà, anche se ci sono delle separazioni in atto, anche se ci sono stati dei tradimenti, anche se pensate che non c'è più la speranza che il vostro matrimonio possa riprendere forma, o che la sacra rota, perché c'è qualcuno che magari è rimasto incastrato, possa non considerare il vostro matrimonio un matrimonio che non aveva le basi per essere sancito in quel momento, bisogna affidarsi a Dio. Io adesso parlo da testimone del mio matrimonio, dove io dopo 7 anni di matrimonio fedele, comunque con i problemi di tutte le coppie, ma con un rapporto abbastanza integro, mi sono smarrito, mi sono sentito diciamo riempito delle mancanze che vivevo o sentivo da parte di mia moglie, e troppo preso dal lavoro. Mi sono bastati dei complimenti di persone, di ragazze che in quel momento mi facevano, diciamo, riempivano il vuoto che io sentivo da mia moglie. È bastato un attimo per entrare nel binario dei mariti infedeli, dei mariti che non hanno mantenuto le loro promesse davanti a Dio, e mi sono trovato a distruggere un matrimonio, a diventare un bugiardo, un ipocrita, un debole. Non nego che la prima volta che feci un tradimento a mia moglie, mi feci una doccia, lei dormiva, me la guardai, mi sentivo un verme che strisciava. Mi feci quella doccia e sentivo che l'acqua non mi puliva. E dicevo, ma perché, ma perché, ma perché mi ero sporcato dentro? Mi ero reso indegno di Dio, di tutto quello che mi aveva donato. Ma in quel momento, nonostante che mi rendevo conto di stare nello schifo dello schifo, non ho avuto il coraggio di dire la verità. È una vocina interiore, ma ormai è successo. Lo fanno tutti, che vuoi che sia. Poi guarda, quella ragazza è intelligente, non è solo bella, non è solo... E poi tu non fumi, non bevi, non ti droghi. Sei un bravo ragazzo, che vuoi che sia. Tradire tua moglie, ma oggi è normale. Non è andata male, non era la storia della donna della tua vita. Che vuoi che sia, tuo figlio è piccolo, manco se ne accorgerà. Tutte queste rassicurazioni. Sembrava il miglior amico mio, ma quello era il male, era il maligno. E mi ha parlato con questo linguaggio per 4 anni, non un giorno, 4 anni. Il tempo proprio preciso perché io possa ricostruirmi una vita, mia moglie trovare un'altra persona, rompere tutto, magari fare un altro figlio, e il papocchio è fatto. Il Signore mi ha preservato me da un altro figlio, a mia moglie da un altro figlio e da un'altra relazione che poteva prendere forma da parte mia e da parte sua. Il Signore ha fatto grandi cose, ma le ha fatte probabilmente perché il disegno che aveva per me era un disegno che io oggi sto comprendendo, e parte di quel disegno è anche questa preghiera, è anche questa testimonianza. È il non vergognarmi di quello che ero, anzi, mi vergogno per quello che ho fatto, ma non mi vergogno nel dirlo, perché quello è un donare. Il mio putridume
alla gloria di Dio, e quindi possa far riflettere le persone che oggi si trovano in quello stato, quegli uomini che si sentono che ormai non possono più recuperare quel rapporto per la vergogna di non dire la verità, oppure perché pensate che vostra moglie non è in grado di perdonarvi. Non date retta, è il maligno che vi dice queste parole. E allora, dopo questa esperienza, che ho vissuto una serie di cataclismi professionali, lavorativi, problemi anche di tipo con la legge, un po' di un caos, un uomo finito, mi sono trovato davanti allo zero dello zero. Chiesi di andare a Medjugorje perché avevo bisogno di un aiuto che mi doveva tenere in piedi, stavo troppo male. Ebbi l'occasione di andare a Medjugorje. Un miracolo volle che io ci andai con mia moglie, perché attraverso una serie incredibile di incastri andai lì da separato con lei. Vedemmo molti segni. In una preghiera di guarigione, il sacerdote disse: adesso preghiamo per tutte quelle famiglie in difficoltà, per tutti quei matrimoni che si stanno sgretolando, per tutti quei matrimoni che possono recuperare il terreno perduto e riunirsi nell'amore di Dio. Ebbene, quando ha detto quelle parole, sono scoppiata a piangere come una fontana, non mi fermavo più. Avevo mia moglie a fianco a me, ovviamente da amici non eravamo niente, che mi guarda, poverina, per non farmi avere false speranze, mi disse: ma io con te non ci ritorno più, non pregare perché io e te possiamo riunirci, perché io non ho intenzione di ritrovarmi a vivere quello che ho vissuto. Quelle parole mi dovevano distruggere, mi dovevano spaccare in due, ma io non so veramente la Madonna con quale forza dall'altra parte dell'orecchio mi ha detto: non temere, figlio, la tua famiglia è la cosa alla quale tengo anch'io e la riavrai. E quindi le parole di mia moglie in quel momento non mi fecero niente. In un altro momento mi avrebbero distrutto. In quel momento rimasi sereno. Sentii che la Madonna mi aveva proprio detto che avrebbe pensato lei a questo matrimonio. E mi misi in una umile attesa. Non la forzai, non la pressai. Mi misi in attesa. Ebbi il desiderio interiore di vivere un periodo di castità che offrì al Signore. Dissi a Gesù 2 anni prima: io non farò più niente se non con mia moglie. Se l'avrò o non l'avrò, offro questa castità. Spero, Signore, che tu la possa apprezzare. E pensando che era impossibile all'inizio, ho anche appurato come invece quando Gesù sente che tu offri qualcosa ti aiuta. Perché sono stato 2 anni senza desiderio. Senza desiderio di avere relazioni con nessun'altra donna, mi guardavo il crocifisso la notte da solo in camera e dicevo: Gesù, ma come mai non sento il desiderio? Ma perché? Perché, Signore? E lui mi rispondeva: perché io sono qui con te. E veramente ho capito come fanno i sacerdoti a giurare castità, perché Dio ti aiuta, perché Gesù è lui, colma tutte le tue lacune. È solo che noi non ci rendiamo conto, non ci crediamo. Allora oggi voglio dire a tutte le persone, alle coppie, che avete messo o avete tirato il freno a mano, o avete detto stop, o avete detto non ci credo più, date un'altra possibilità al Signore, perché Lui vuole la nostra pace, vuole la nostra gioia, vuole che le nostre famiglie si ricompongano per il bene dei figli. Ci vuole dare la pace, la gioia, ci vuole dare l'amore, ci vuole dare la fedeltà, ci vuole dare il suo cuore. E allora, consapevoli che il Signore può ogni cosa nelle nostre vite, facciamoci abbracciare, mettiamo le nostre famiglie, tutte le nostre famiglie, sotto il suo santo manto, le famiglie in difficoltà e le famiglie unite, perché tutte le famiglie sono sempre tentate dal male. Allora oggi, proprio per questo, vi volevo prima di tutto ringraziare, perché se oggi sto qui a parlare di questa mia esperienza, ma anche della presenza di Dio nella mia vita, e grazie a quella presenza oggi trovo questo desiderio di condividere con voi
le mie esperienze, le esperienze anche condivise con i fratelli della Luce di Maria. Però credo veramente che ci sia bisogno di rimboccarsi un pochino le maniche e cominciare ad avere un pochino di coraggio verso il bene vero, verso il bene pieno, verso il bene di Dio. Oggi offriamo la nostra preghiera all'intenzione del Santo Padre della Chiesa Cattolica, per nuove vocazioni, per santi esorcisti, per tutte le famiglie in difficoltà, per i carcerati, per i terremotati, per tutte le famiglie delle vittime e di tutti i morti di questi giorni, per tutte le persone che hanno subito traumi, mancanze improvvise, malattie improvvise. Per chi non crede, per chi ci maledice, per la nostra fede, per la pace nel mondo, per la nostra Italia, per tutte le persone bisognose di preghiere per le quali nessuno sta pregando. Preghiamo per tutte le intenzioni della Luce di Maria, della nostra Madre Celeste. Preghiamo per Francesco. Preghiamo per Giuliana, per Antonella, per tutte le intenzioni di Antonella, di Giuliana, di Albina, di Francesca Chiara, di Serena, di Simona, di Silvia, di Monica, di Rita, di Niccolò, di Paolo, di Matteo, di Riccardo, di Stefano, di Andrea, di Francesco, di Giulia, di Giancarlo, di Roberta, di Elisa, di Emanuele, di Daniele, di Flavio, di Marianna, di Isabella, di Antonietta, di Antonia, di Anna Maria, di Maria Neve, di Francesco, di Salvo e di tutti noi. Di tutti voi che siete qui in preghiera e di tutte le intenzioni che avete lasciato nel gruppo e oggi qui, di tutte le persone che lasceranno le loro intenzioni durante l'ascolto della preghiera anche domani. Allora, immersi nel sangue prezioso di Gesù Cristo, accompagnati dal soffio dello Spirito Santo, accompagnati mano nella mano da San Giuseppe, il nostro angelo custode, nascosti nelle piaghe del nostro Signore Gesù, protetti dalla spada di San Michele Arcangelo, custoditi sotto il manto della Vergine Maria, osiamo dire, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illuminami, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E come tutti i giorni prendiamo un messaggio della Madonna a Medjugorje. Messaggio del 25 aprile 1996. Cari figli, oggi vi invito di nuovo a mettere la preghiera al primo posto nelle vostre famiglie. Figlioli, se Dio è al primo posto, allora in tutto ciò che fate voi cercherete la volontà di Dio.
così la vostra conversione quotidiana sarà più facile. Figlioli, con umiltà cercate ciò che non è in ordine nei vostri cuori e capirete ciò che bisogna fare. La conversione sarà per voi un dovere quotidiano che adempirete con gioia. Figlioli, io sono con voi. Vi benedico tutti e vi invito a diventare miei testimoni attraverso la preghiera e la conversione personale. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. La Madre Celeste ci invita a mettere Dio al primo posto e di cercare le cose giuste, che grazie a quelle noi avremo una vera conversione del cuore, che è il vero miracolo di ogni cristiano. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione di tutti gli oltraggi, le bestemmie e i peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a lode e gloria del Divin Padre. Amen. Consacrazione a Maria, Vergine Immacolata, Madre mia Maria. Io rinnovo a te oggi e per sempre la consacrazione di tutto me stesso, perché tu disponga di me per il bene delle anime. Solo ti chiedo, o mia Regina e Madre della Chiesa, di cooperare fedelmente alla tua missione, per l'avvento del regno del cuore sacratissimo di Gesù nel mondo. Ti offro pertanto, cuore immacolato di Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. Lasciate ora le vostre intenzioni. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono stati raccomandati. Amen. Visita, o Padre, le nostre case e tieni lontano da esse le insidie del maligno. Vengano i tuoi santi angeli a custodirci nella pace e fa che, ristorati dalle nostre fatiche, ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno, per camminare lieti nel tuo servizio, per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Preghiera alla Santa Famiglia di Nazareth. O Santa Famiglia di Nazareth, focolare di amore vero e puro, vissuta nel totale abbandono nelle mani di Dio, testimone della misericordiosa bontà del Signore. Benedici tutte le famiglie del mondo, suscita santi desideri nei cuori dei giovani, metti lo spirito di purezza e di rispetto vicendevole nell'anima dei fidanzati, radica un amore saldo e generoso nell'intimo degli sposi, sviluppa il senso della maternità e paternità nella vita dei genitori, rendi tutte le famiglie cristiane segni eloquenti dell'amore di Dio per il mondo, piccole chiese domestiche dove la grazia possa produrre copiosi frutti di santità. Amen. Preghiera per la guarigione interiore. Signore Gesù, tu che sei venuto a guarire i cuori feriti e tribolati, ti prego di guarire i traumi che provocano turbamenti nel mio cuore. Ti prego, in particolar modo, di guarire quelli che sono causa di peccato. Ti chiedo di entrare nella mia vita, di guarirmi dai traumi psichici che mi hanno colpito in tenera età e da quelle ferite che me li hanno provocati lungo tutta la vita. Signore Gesù, tu conosci i miei problemi, li pongo tutti nel tuo cuore di buon pastore. Ti prego, in virtù di quella grande piaga aperta nel tuo cuore, di guarire ora le piccole ferite che sono nel mio. Guarisci le ferite dei miei ricordi, affinché nulla di quanto mi è accaduto in passato mi faccia rimanere nel dolore, nell'angoscia e nella preoccupazione. Guarisci, Signore, tutte quelle ferite che nella mia vita
sono state causa di radici di peccato. Voglio perdonare tutte le persone che mi hanno offeso. Guarda a quelle ferite interiori che mi rendono ancora incapace di perdonare. Tu, che sei venuto a guarire i cuori afflitti, guarisci ora il mio cuore. Guarisci, Signore Gesù, quelle mie intime ferite che sono causa di malattie fisiche. Ti offro il mio cuore, accettalo, Signore, purificalo e dammi i sentimenti del tuo cuore divino. Aiutami ad essere umile e mite. Concedimi, Signore, la guarigione dal dolore che mi opprime per la morte delle persone care. Fa che io possa riacquistare la pace e la gioia per la certezza che tu sei la risurrezione e la vita. Fammi testimone autentico della tua risurrezione, della tua vittoria sul peccato e sulla morte e della tua presenza vivente in mezzo a noi. Amen. E ora rinunciamo al male. Nel nome santo di Gesù Cristo e in virtù del mio battesimo, io Paolo rinuncio a Satana, a tutte le sue opere, inganni, suggestioni, divisioni e vendette, e credo in Gesù Cristo come mio unico Signore e Salvatore, sapienza incarnata nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome santo di Gesù e in virtù del mio battesimo, io Paolo sigillo e consacro la mia vita e la mia famiglia nel sangue prezioso di Gesù Cristo. Facciamoci un segno della croce sulla fronte. Sotto il manto della Vergine Maria facciamoci un segno della croce sulla fronte, e sotto la protezione di San Michele Arcangelo facciamoci un segno della croce sulla fronte, e affidiamo le nostre vite, le nostre famiglie e tutto ciò che ci appartiene sotto il manto e nelle mani della Vergine Maria. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Cari fratelli e care sorelle, vi invito ad abbandonare ogni resistenza per l'ultima preghiera di guarigione e liberazione del corpo e dello spirito. Chiederemo al Signore di guarirci da ogni male fisico e spirituale, e il Signore opererà in funzione della nostra fede, perché tutti quelli che guariva il Signore gli diceva: la tua fede ti ha salvato. Vi invito a pregare con tutto il cuore. Signore Gesù, tu che sei venuto qui per salvare i peccatori, per guarire i lebbrosi, per liberare gli indemoniati e per resuscitare i morti, ora, Signore, come 2000 anni fa, invochiamo la tua presenza su di noi. Manda il tuo spirito per generare in questa assemblea, in questo momento di preghiera, quello che 2000 anni fa tu hai fatto carnalmente, camminando sulla terra in mezzo agli uomini. Guariscici, Signore, da ogni male, da ogni male del corpo e dello spirito. Guariscici da ogni forma di superbia, egoismo, da ogni forma di materialismo, da ogni forma di egocentrismo, da ogni cattiva abitudine, da ogni vizio, da ogni debolezza nel corpo nei confronti delle donne e degli uomini. Guariscici, Signore, da tutti i mali che ci allontanano dalla tua volontà. Guarda, Signore, la nostra miseria e liberaci. Liberaci, Signore Gesù, da tutte le maledizioni, da tutti i riti occulti, da tutte le fatture, da ogni maleficio fatto su di noi, sui nostri matrimoni, sulle nostre attività, sul nostro lavoro, sulle nostre famiglie, sulle nostre generazioni, passate, presenti e future.
Liberaci, Signore, da ogni male. Spezza, distrugge, annienta, disintegra, sciogli ogni maledizione fatta su di noi e su tutte le persone per le quali preghiamo. Signore, attraverso l'intercessione potente della Vergine Maria, annienta ogni male. Alleluia, alleluia al nome santo di Gesù Cristo. Alleluia al nome davanti al quale ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra e sottoterra. Alleluia davanti al nome e al nome di Gesù Cristo, nome davanti al quale ogni demonio si deve inginocchiare e stare in obbedienza, perché Lui è il Signore, Gesù Cristo. Grazie, Signore Gesù, di tutto quello che stai facendo, che hai fatto e che farai per ognuno di noi, per le nostre famiglie e per tutte le intenzioni che accoglierai. Grazie, Gesù, perché sei sempre presente nei momenti in cui abbiamo veramente bisogno. Siamo noi che ti abbandoniamo, ma tu non ci lasci mai. Allora oggi, Signore, ti ringraziamo con tutto il cuore. Illumina tutte le persone che sono anche invaghite di altre persone e magari stanno scegliendo la persona sbagliata o rompendo quel matrimonio con la persona ancora più sbagliata. Libera anche le menti dai pensieri che ci portano a fare gli errori che poi pagheranno anche i nostri figli. Grazie, Gesù, della tua presenza in mezzo a noi. Vi invito, cari fratelli e sorelle, prima della benedizione finale, di mettere i vostri cuori in uno stato di profonda gratitudine, stupore e desiderio di abbandonarci all'amore di Dio, perché le ultime due melodie saranno offerte totalmente a un rendimento di grazie per rendere lode, gloria, onore e ogni benedizione al nostro Signore, al nostro Salvatore, al nostro Gesù. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca tutti alla vita eterna. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Mettete i cuori in uno stato di profonda gratitudine per questo inno di gloria al nome di Gesù. Grazie, Signore, grazie di questi fratelli, grazie di questo momento di eternità con te, grazie perché stai camminando in mezzo a noi, stai toccando tanti cuori e stai liberando tante persone da disturbi, da persone che oggi erano depresse, scoraggiate, vuote. Tu le stai riempiendo, Signore, del tuo amore, della tua fiducia, della tua speranza. Lode e gloria al nome di Gesù. Il cielo in questo momento è collegato con la terra, è una cosa sola con noi. La cosa bella della preghiera è che quando noi ci rivolgiamo a Lui, veramente viviamo un tempo d'eternità già sulla terra e l'amore di Dio scende su di noi
e noi lo possiamo sentire. Se lo stai sentendo, fratello, di al Signore che lo ami, perché questo è l'amore di Dio. Ti amo, Signore Gesù. Cari fratelli e care sorelle, siccome l'ultima melodia di ringraziamento al Signore, purtroppo si è staccato prima il collegamento, la facciamo adesso, proprio perché il ringraziamento al Signore non va mai limitato, ma va aumentato. E siccome domani è domenica, dobbiamo finire bene la nostra preghiera, che poi faremo riunire, quindi domani chi vuole la registrazione sarà unita con questo brano finale. Quindi vi invito tutti, ecco il tempo che vi collegate, per ringraziare Gesù con la nostra melodia di adorazione al santo nome di Gesù, perché Gesù è il nostro Signore, perché Gesù è il nostro Salvatore. E uniti nel nome di Gesù, sotto la sua croce, davanti allo sguardo di Maria, ringraziamolo con tutta l'anima per questa preghiera che ci rende veramente fratelli e sorelle. Sete del tuo amore, adoro.
Andata via prima, la rimettiamo così finiamo meglio di come era terminata. E vi chiedo veramente di mettere tutto il vostro cuore, lasciate tutte le vostre, tutti i vostri ringraziamenti, tutti i vostri inni, tutte le vostre parole di innamoramento al nostro Signore, perché veramente mi sono reso conto anche dalla fine spezzata che siamo abituati a questo amore che è più alto del nostro, e se finisce qualcosa prima rimane un vuoto anche nelle cose belle. Allora riprendiamo quel rapporto che Dio ci chiede. Grazie a voi con tutto il cuore, vi vogliamo bene, vi vogliamo e vi voglio bene, perché se Gesù ci ama così, noi ci dobbiamo volere bene per forza, perché siamo parte del suo amore. Vi voglio bene, veramente siete bellissimi. Penso il Signore è emozionato di questo amore che va in cielo da qui, eh. Come i bambini. Stiamo a diventare tutti bambini, come Lui ci chiede. Grazie Gesù. Brava Paola, non dobbiamo avere paura di dire ti amo, mai. L'amore ce lo manda Gesù, se l'amore è pulito lo puoi dire a chi vuoi. Signor, solo te,
Grazie Angela, grazie a tutti. Grazie Carmela. Grazie Viola, grazie Albina per il Signore, grazie per tutti i ringraziamenti a Gesù. Gesù è felice ora. Santa Domenica a tutti quanti, santo giorno del Signore, insieme alla luce di Maria, e vi vogliamo veramente bene. Grazie.